Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo mukbang. Considerate che sono le 3 e io sto morendo di fame, non tocco cibo dalle 6 di questa mattina, quindi fatevi un po' il calcolo. Da notare con un grande controsenso abbiamo la tovaglia, che non è proprio una tovaglia, a tema pasquale. Alle mie spalle è ancora inverno. Vi giuro che sarà l'ultimo video così. Oggi mi sono decisa che sarebbe 23 marzo a cambiare lo sfondo. Ho messo le bacchette giusto per fare la fashion e mi sono fatta malissimo. Già nell'ultimo periodo ho delle dita, lasciamo stare, ma mi sono fatta malissimo. Voglio provare questi noodles anche se non ho sentito tantissime recensioni positive, ma il marchio è Naked. E praticamente sono dei noodles cinesi a base di verdura, cioè sono dei noodles con all'interno la verdura, quindi non c'è né carne né pollo, e ovviamente c'è la salsa di soia. Ma come si mangia con le bacchette? Vediamo. Allora, no, ho sporcato! Uè, che si mette dura fino a Pasqua! Vabbè, qualcuno mi sta buttando dei secchi addosso. I miei haters, perché oggi parleremo proprio di loro. Brutti furbacchioni. Più che furbi brutti. Io parlo da inesperta proprio, non sono mai andata al cinese a mangiare, non li ho mai mangiati tipo al ristorante. Infatti non so mangiare con queste bacchette. Sento, mi so mangiare il sushi con le bacchette, però non è male, anche perché io non sono un amante dei sapori forti. Infatti, l'ultima volta che lo provai era veramente forte, però erano molto più lunghi. Oh, è buono, forse è la fame. Non sono male. Oddio, mi escono nelle box. Loro ok, proviamo, ma se lei dovesse, se dovesse andare al supermercato proprio per comprarmeli, no, proprio perché non sono un amante, però sono buoni. Infatti, fatemi sapere se volete un video dove proviamo vari tipi, pure non so, con la mia migliore amica. C'è qualcuno che ci vuole, comunque ci sono i giardinieri del giardino che stanno facendo un casino, ovviamente stanno lavorando. Ci sono gli operai e le villette accanto, quindi un caos. Comunque, vi stavo dicendo, io non sono abituata, però se volete un video, io mi hanno distratto, ma non mi riesce più a mangiare i bacchetti. Se volete un video dove proviamo gusti strani con mia sorella, con la mia migliore amica, fatemelo sapere perché Sweet Bean è super fornito. Allora, oggi risponderò ai miei amatissimi. Allora, proprio succoso, 2 giorni fa, sotto il video in cui vi ho portato con me, quindi vi ho fatto 3 mini short. Questa ragazza si manda un grande bacio perché da questi messaggi traspare una cattiveria, raga. Fino all'infinito, infatti anche un'altra ragazza che grazie, ma non perché hai risposto, ma proprio perché forse con la tua risposta ci sei riuscito un po' tu, perché ci stanno gli haters, le persone cattive che non ti possono vedere e poi non lo sanno. Se ti dovessero vedere da vicino, pecore, proprio un gregge si formerebbe.
perché non hanno poi il coraggio di venire vicino e a dirtelo in faccia: oh, ma fai proprio schifo. No, non ce l'hanno il coraggio. No, non ce l'hanno. Questa ragazza ti ringrazio per aver risposto, perché forse a te, vedremo, ti ha ascoltato, è riuscita pure a leggere ciò che hai scritto, perché secondo me queste persone quando ti odiano vedono nero, cioè non vedono proprio niente, quindi anche quello che tu scrivi loro sono così: ma questa cretina, io così le immagino. Cioè io così, purtroppo, mi dispiace, io rido. Comunque, mi scrive: sei brutta, virgola, ma sei ingrassata troppo. Ci può stare che tu, cioè io ti ringrazio, ma perché, ma vi spiego pure perché, eh. Ci può stare che tu guardi una persona e dici: ma dopo però ho preso qualche chilo. Ma tra te, perché non è che tu vedi una persona e dici: oh, ma come ti sei ingrassato? Oppure: oh, mamma, mi hai fatto papà secco. Cioè, no, io non so, io pure se vedo un cambiamento in una persona che è così tanto evidente, io parlo solo dal momento in cui quella persona mi viene a dire: ma si vede che mi sono dimagrita? Oppure una persona che sta prendendo peso: ma si vede che ho preso qualche... che una persona che sta prendendo peso, ma lo sapete che... ma si vede che ho preso qualche chilo? Allora io lì rispondo e ti vengo a dire: oh, però sei dimagrita. Oh, però hai preso qualche chilo, stai bene. Punto. Ma non è che io, oppure lo penso tra me e me e dico: mamma mia, come sei dimagrito? Oppure: ma però ho preso qualche chilo. Però non è che io gli vado a dire, perché io non so quella persona cosa sta passando. E poi: ma dove mi vedi ingrassata? No, perché dammi i tuoi occhi, perché io mi vedo una liscio. Traduco: dammi i tuoi occhi, perché io mi vedo magra, ma nel senso negativo per me, perché voi lo sapete. Cioè, io quando mi guardo allo specchio non è che mi prenderei a schiaffi, perché purtroppo le varie situazioni mi hanno portato ad essere fisicamente come sono oggi così, nel senso in cui ho perso tutta la mia massa muscolare. Dove sei? Cioè, io per questo, quando mi dicono, per questo, scusatemi, quando mi dicono: oh, ti sei dimagrita, io ci resto malissimo. Quando mi dicono: oh, avrei preso qualche chilo, io felice, ve lo giuro, raga. Siamo stati dai miei zii qualche mese fa, nel periodo di Natale, alla Befana, e mia zia mi ha detto: ti sei dimagrita? Io ho detto: no, io tra poco dovrò prendere 10 kg, proprio perché non è che io soffro questa cosa, perché lo so che purtroppo adesso va così, però tra un paio di mesi, forse tra un anno, riprenderò tutta la mia massa muscolare, tutti i miei chili. Cioè, a me piace vedermi con qualche chilo in più, non mi piace vedermi come sono adesso svuotata, perché raga, purtroppo è così, l'ho persa la massa muscolare. Non mi sono pesata perché non riesco a vedere quei chili in meno, cioè sono sincera. Per altri può sembrare assurdo, però ci sta chi perde chili perché vuole perderli, e che proprio a me il tempo mi ha portato poi a perdere la mia massa muscolare e ci resto male. Quindi perciò a me questo commento, ve lo giuro, lei me l'ha detto, cioè io non mi voglio manco tipo apparare oppure perché ti devo far schiattare, no, perché è vero. Cioè, quando lei mi ha scritto, che so che lei l'ha scritto in un modo cattivissimo, e non si scrive, anche se a me fa piacere, però lo so che lei l'ha scritto proprio perché si pensava che io il giorno dopo mi mettessi a stecchetto. Invece no, perché devo mangiare. Però un po' di uova non guasta mai, aperta da ieri, tra l'altro. Poi aperta e chiusa parentesi. Perciò io sono una persona che ci scherza, cioè prendetela proprio così. Però io penso sempre, infatti io l'ho scritto, alle altre persone, perché ci stanno. Perciò io dico: raga, quando le persone vengono vicino e dicono: oh, ma ti sei ingrassata, ti sei ingrassata, oh, ma ti sei dimagrita troppo, no, non stai bene così, no, ma che stai facendo? Raga, fate così. Ma per forza, perché voi dovete stare bene prima con voi stesse. E voi che scrivete, o
perché ci sono modi e modi di scrivere e ci sono modi e modi di dire le cose. Ok? Quindi, prima di scrivere, collegate sempre, prima di parlare, collegate il cervello, ce l'abbiamo. Lo so che a qualcuno non funziona, invece ad altre persone è molto più sviluppato, però purtroppo che dobbiamo fare? Quindi, perciò queste cose sono molte, ma come questa tematica ce ne sono tantissime altre che sono tematiche molto, molto delicate. Al che io ti ho scritto, guarda, fortunatamente sono una persona a cui poco importa il giudizio offensivo, proprio ci fa capire, sta offendendo. Comunque lei mi risponde proprio, così mi ha risposto, allora mo che gli scrivo. No, aspettate, perché io poi ho fatto, vabbè, io poi in treno, io poi ho fatto lo screen, ma non dovevo fare lo screen perché non mi caricava. Intelligente tu, non dovevi a scuola 1. Allora, ha risposto al mio commento, buonismo da persona insicura. Cioè, Ica ci ha già detto, guarda, che non andare, che me lo viene a dire a me, ci sta, perché a me non lo fotte, però come tu lo vieni a dire a me, tu lo vai a scrivere a tantissime altre persone, e lei, ovviamente, buonismo da persona insicura. Questa insicurezza, perché? Un chilo in più, un chilo in meno in sicurezza. Vabbè. Non preoccuparti per chi potrebbe esserci al tuo posto. L'ho scritto a te che vanti recensioni da salutista. A quale? Cioè, voglio, voi mi dovete dire, io faccio recensioni da salutista. Andiamo avanti. E poi non sai controllare la fame nervosa. Ma a me che te ne sta fame nervosa, io a volte ci sono giornate che se faccio di passo io ne assai. Cioè, ma è meno male che io vi porto nelle mie giornate, cioè io vi faccio l'esempio della giornata di ieri mattina che mi sono mangiata, che era il vlog, 2 fette biscottate, che mi sono mangiata? Ieri a colazione mi sono mangiata 2 fette biscottate, a pranzo, quindi una colazione fatta alle 5:30 di mattina, effettuato nell'arco di tutta la giornata, che sono arrivata, che mi ho fatto di quell'orologio sugli 11.000 passi, in più mi sono allenata, ho mangiato a pranzo, alle 5:30 ho mangiato a pranzo, che erano quasi le 2, pennella i ricciolini al pomodoro, poi mi sono allenata, non ho mangiato niente, e queste sbagliate, però con i tempi non ci sono riuscita, non mi sono mangiata niente, la sera mi sono mangiata un panino con pulled pork, sinceramente lo desideravo proprio, pulled pork, cheddar, insalata e patatine. Questo ho mangiato. Questa è fame nervosa. Cioè io non mi sveglio la notte perché che loro tengo per dormire a Giarone. Traduco, quelle ore ho per dormire e devo dormire. Cioè io sono una persona che si va a dormire alle 9 di sera e non me ne vergogno, la mattina alle 5:30 si sveglia. Raga, io mi ci passerei pure, mi sto sorvegliando un bagno per fare pipì. Cioè, fame nervosa, ma quando mi devi venire sta fame nervosa? Io? Ma poi ti fanno venire pure i complessi, perciò io dico, a me ormai c'è un muro, cioè non me ne interessa, non mi interessa proprio più. Però tu dall'altra persona puoi trovare una persona che specialmente ultimamente, di nuovo, con i social, peggiora sto fatto di vedere la persona perfetta. Raga, perfezione non esiste. Ma ce ne vediamo al discorso il fatto che tutte le persone, la maggior parte, non so, nell'ultimo periodo, non so quante persone, scusate, ma io poi quando ero babocchio, nell'ultimo periodo, non so quante persone hanno perso la vita, che si sono tolte la vita per gli esami all'università. Ma raga, ma vale, ne vale la pena? Perciò ognuno deve trovare la propria strada. E poi troviamo questi esseri messi al mondo proprio per rompere le palle, che fortunatamente tu a me le palle non me le rompi, tutto a posto, ma tu fai qualcosa di meglio nella tua vita, sei così. Oggi devo rovinare la vita a questa, domani è quell'altra, ma stai accorto che il karma è come un boomerang, torna a rete tutto quello che fai. Comunque, poi ritorniamo. E a che risponde questa ragazza, troppo dolce veramente, ma perché ste cattiverie gratuite? Ogni persona passa dei momenti sì e no,
E ci sta, se per un periodo uno se ne frega solo ed esclusivamente se ne frega solo ed esclusivamente dell'aspetto fisico e comunque non è ingrassata affatto. Io ovviamente l'ho ringraziata, volete sapere questa che ha fatto tutto sto macello che ha risposto? Sì, virgola, hai ragione. Allora la tua ragione non ci ne frega, perché detto da una persona come te, in questo caso mi sento di dire ha ragione, sappi che ne fesso. Cioè, tu che mi esci così hai ragione. Mo, se io, che io poi alla fine ho scritto la stessa cosa di questa ragazza che ha preso le parti di me e di tantissime altre persone, io ho scritto la stessa cosa. A me, tu ci stai. Cioè, perciò, raga. Ignoranza, portami via. Un altro esemplare, questo proprio ha preso un palo da me perché io ho capito chi è, perché lui spesso mi scriveva e poi l'ho bloccato, e poi secondo me ha fatto qualche stupidaggine egoista, ma addirittura che l'ha bloccato col profilo, cioè non esce proprio nome utente. Questo nell'ultimo periodo è sicuro è lui, perché poi segue pure la mia amica. Perché poi quando ho parlato al maschile, papà di Roche, l'ho già conosciuto, lui non è che mi ha detto, ah, ma io sono una donna, no. Quindi, sicuro, perché poi gliel'ho fatta apposta a scrivere così, io mo vi leggerò, sì raga, scusatemi, io quando sto così non connetto. Comunque sono buoni. Comunque stavo dicendo. Questo ogni volta che mi scriveva, che poi ho saputo che iniziava a dare fastidio a tante altre persone che avevo, che seguivo. Vi parlo su Giulia, quindi lo sapete che io su Giulia ho pochissime persone che seguo. Comunque, questo iniziava ad essere sempre più, diciamo, invadente. Io lo rispondevo proprio così, cioè proprio quando avevo il tempo. Questo iniziava a fare nel periodo estivo, sì, ma perché non ci mostri le tue foto in costume? Ma perché non ci mostri il tuo lato B? Ma lo sai, se tu acquistassi i costumi, però cambieresti format, evita tutto di fare, fai video in costume, tra uno ti faccio vedere quante visualizzazioni. Eh sì, io tutto scemo con te, per non dire altro. Cioè, ma poi non è che dici. Uno, due, no, continuava. E sta situazione, pure c'è cioè, questa situazione grave, ma proprio mentale grave. Comunque il che è ritornato con un altro profilo, quindi fate attenzione, proprio ve lo segnalo. Si chiama The Zenith 1997, quindi c'ha il logo nero proprio con la scritta The Zenith. E mi viene a scrivere puntualmente, una volta, sotto il WTTND. Allora, e mi scrive. E poi ti domandi perché sei sempre così, virgolette, piena, puntini, mangi tutta sta roba, sarai piena di cellulite. E qui già, io al che già non lo volevo rispondere, però io l'ho buttata alla zeppata e ho scritto, beh, quando il lupo non arriva all'uva, dice che è acerba. Perché poi, soprattutto i maschi, lasciamo proprio stare. Poi mi risponde, sei sicura? Perché a guardarti non si direbbe affatto. Ah, però com'era bella mettere tutte le reazioni in storia, a non perderci una storia. Sei bellissima, oggi sei proprio bella. Ah. Perciò, e io sempre che non ho mai risposto perché avevo già capito il soggettone che era, faccio so quello che dico. Chi si può bene e buono inizia a taggare su Instagram, va bene, mi ritagga. A cellulite come sei messa? Manco se la cellulite ti rende brutta o non averla ti rende mister natura, madre natura. Ha già fatto come sei messo tu? Fa lui.
cui meglio di te sicuro hanno sì un mascolo e sì poco chilo. Tu non mostri mai il tuo lato bio, che hai vergogna per la cellulite. Ma punto uno, perché io dovrei mostrare il mio lato B? E poi non mi lavo Olli e mi faccio pure qualcosa di sordo. Perché mi facesse sicuramente, perché poi si deve essere poco umili in questo caso. Cioè, raga, ma tutto a posto. Cioè, io mi devo mettere con il culetto da fuori o col seno da fuori per prendere anche due like di sti scemi come te. Perché alla fine arrivi nei kill. Cioè, ma tu poi dicono perché non sei fidanzato. Voglio fare tutta un'erba, un solo fascio. Però ma che stiamo arrivando? Ma che stiamo arrivando? Comunque, infatti, perché poi questo in tutto ciò mi è arrivato stamattina, era prestissimo. Gente, ha già fatto, che bello essere il tuo primo pensiero appena sveglio. Buona giornata, pane e cattiveria. Cioè, voglio proprio con che lo consiglio. Io era il mio primo pensiero la mattina, fare colazione. Voi tenete a farmi vedere Giulia se mi ha risposto. È perché tu hai visto buongiorno mio. No, mamma mia, che brutto. Capo parlo, lasciamo stare perché mi offendo. Comunque raga, questo vi volevo dire. Niente, quindi adesso finisco quello che resta. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!